così? Sì, oggi abbiamo conferenza Capigruppo dove intanto chiederemo di calendarizzare subito la nostra proposta di mozione di sfiducia, quindi mercoledì al prossimo Consiglio regionale. In secondo luogo abbiamo raccolto le firme come opposizione per lo scioglimento del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 19, quarto comma dello Statuto, cioè la contestuale firma di 36 consiglieri regionali per lo scioglimento del Consiglio. Naturalmente ancora non siamo a 36, stiamo esercitando tutta la nostra iniziativa sia nei confronti dell'UDC che degli altri consiglieri di maggioranza, perché riteniamo che il Consiglio regionale non possa andare avanti, la Giunta Polverini si debba dimettere e andare al voto il prima possibile. Quando l'opposizione è a ragione Travaglio, no? Hanno fatto il palo, diciamo, se c'era una rapina, che non c'era. Se l'opposizione qui viene per una truffa interna a un gruppo consigliare, appropriazione indebita, adesso vedremo qual è il reato che sarà contestato dai magistrati, minaccia le dimissioni, perché poi la procedura diciamo, è un po' più complessa di come la racconta Montino, minaccia le dimissioni per un'appropriazione indebita, nelle regioni dove ci sono scandali di tangenti, perché stanno zitti e non si dimettono? Ecco, ma questi fondi sottratti al momento è indagato solo Fiorito, ecco, ma ha fatto emergere un fiume di denaro a tutti i gruppi regionali oppure no? È vero, tanto è vero che l'abbiamo azzerati. Ciascuno di noi riceveva dall'ufficio di presidenza il finanziamento, ovviamente nessuno di noi può sapere quanto si prende nel gruppo accanto per un semplice motivo, in ufficio di presidenza non c'era una delibera riassuntiva. Capisce qual è la questione? E la Polverini non sta in ufficio di presidenza. Allora buttare la croce addosso a lei quando le colpe non ce l'ha, io credo sia veramente ingeneroso, è una donna onesta. E allora Alemanno che dice di azzerare tutti i vertici del centrodestra regionale? Beh, parla per il suo partito, insomma, non è che il centrodestra è il partito, qui siamo nella regione. Le dimissioni delle opposizioni, l'UDC cosa farà? Ma noi facciamo parte di una maggioranza che ha deciso di appoggiare Renata Polverini alle elezioni regionali, a quello siamo fedeli, a un programma e a questo punto a una capacità di rigenerare questa fase. Se ci saranno le condizioni andiamo avanti, se no decideremo insieme il da farsi. L'UDC ha fatto parte dell'unanimità dell'aumento di questi fondi, che sono per attività di finanziamento delle iniziative dei gruppi, e che in tanti mi sembra che sono stati in grado di autoregolamentare. E poi si è usciti fuori dal seminato in alcuni casi e ne prendiamo atto. Erano troppi? Sì, probabilmente erano troppi, soprattutto se hanno lasciato la tentazione in qualcuno di spenderli in maniere non mi sembra molto ortodosse. CEI e Famiglia Cristiana hanno fatto dure critiche alla Giunta, al Consiglio regionale, allo scandalo qui nel Lazio. L'UDC terrà in considerazione queste prese di posizione e se la Polverini secondo lei si deve dimettere? Ma io penso che indipendentemente dalla nostra coloritura politica e le cose in cui crediamo e per le quali ci battiamo sia un dovere civile stare attenti a quello che viene da quelle pagine. E detto ciò, che la Polverini si debba dimettere o non dimettere dipenderà sicuramente da una sua valutazione.